La pandemia da Covid ha dato una fortissima accelerazione a tutte le attività digitali, a quelle della nostra vita quotidiana e anche naturalmente a quelle che riguardano la medicina, dove l'impatto maggiore si è visto nelle patologie croniche. E in neurologia queste patologie sono purtroppo la maggioranza, di conseguenza l'impatto in neurologia è stato molto importante. Tanto è vero che all'ultimo congresso nazionale della Società Italiana di Neurologia si è parlato molto di questi temi. E dietro a queste attività ci sono anche le aziende farmaceutiche, e tra queste Novartis occupa un ruolo di primissimo piano. Noi oggi abbiamo il piacere di parlare con Alessandra Dorigo, a capo della Business Unit delle Neuroscienze di Novartis, insomma, per farci un po' raccontare cosa bolle in pentola. Buongiorno, dottoressa Dorigo, innanzitutto. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti, grazie. Allora, la prima domanda che vorrei farle è quella appunto sul ruolo strategico della medicina digitale, cioè si dice telemedicina, ma in realtà, diciamo così, ci sono molte altre attività dietro questo cappello. Ecco, perché è importante? Perché è importante nelle neuroscienze? Cosa può dare appunto come valore aggiunto? Prego. Grazie. Novartis ha iniziato questa trasformazione digitale in Italia ormai 2 anni fa e naturalmente la pandemia del Covid-19 ha accelerato ancora di più questa trasformazione digitale che è molto importante per cercare di cambiare il sistema sanitario nazionale e in particolar modo cercare di accelerare ed efficientare il sistema delle visite relative a patologie neurodegenerative croniche. Quindi abbiamo assistito a una vera e propria trasformazione dove, come azienda abbiamo co-creato insieme a medici e pazienti delle piattaforme innovative per accelerare questo percorso di trasformazione per efficientare il sistema. Novartis ha iniziato questa trasformazione digitale ben 2 anni fa, cercando di accelerare questa trasformazione per efficientare meglio tutto quello che gravita intorno al sistema sanitario nazionale. E negli ultimi giorni, appunto, è stata comunicata l'inserimento di una figura molto importante per Novartis Italia, che è questo ruolo di Country Chief Digital Officer, che ha un obiettivo strategico molto importante perché nei prossimi 10 anni assisteremo proprio a una convergenza tra tecnologia, big data e scienza, che trasformeranno il sistema sanitario nazionale. Quali sono i benefici che lei intravede in questo tipo di trasformazione? Cosa potrebbe portare nel trattamento appunto di molte patologie, in questo caso di quelle neurologiche? Io intravedo un efficientamento del sistema, particolarmente per le patologie croniche e in particolar modo parlando di neuroscienze, per le malattie neurodegenerative croniche, dove la digitalizzazione porta a un empowerment, quindi a una responsabilizzazione maggiore del paziente e ad un efficientamento del sistema, migliorando appunto la qualità anche delle visite medico-paziente e anche il numero di visite di follow-up. Allora, dalla teoria siamo già passati alla pratica. Voi avete, diciamo così, dato avvio a due progetti molto interessanti. Il primo si chiama Viva, è un progetto di teleconsulti che riguardano il mondo della sclerosi multipla. Ecco, ce lo spiega, ce lo racconta. Sì, Viva non è una piattaforma digitale, ma è un modello operativo che può sfruttare, può appoggiarsi a qualsiasi piattaforma digitale in essere nell'ospedale. È stato pensato ancora prima della pandemia per migliorare l'efficienza, diciamo, dei dipartimenti di sclerosi multipla, quindi far sì che delle visite di follow-up per i pazienti affetti da sclerosi multipla, fossero, diciamo, velocizzate. Questo modello operativo Viva, appunto, si è reso veramente importantissimo durante la pandemia perché ha consentito di mantenere un dialogo efficace tra paziente affetto da sclerosi multipla e neurologo. Quindi cercando anche di dare quella vicinanza così chiesta a gran voce da parte del paziente, ma soprattutto un continuo nell'attività di follow-up della patologia stessa. Senti, un altro progetto interessante riguarda invece il mondo dell'emicrania, si chiama Noemi, ecco, ce lo spiega.
Questa volta invece Noemi è una vera e propria piattaforma digitale che Novartis ha sviluppato e ideato con healthware e pagine mediche, dove quindi il paziente affetto da emicrania può accedere a un mondo, direi, virtuale, dove può da un lato farsi una autodiagnosi, quindi cercare di capire se è veramente affetto da emicrania o invece da mal di testa. Può scaricarsi dei materiali di autoeducazione e trovare nel caso in cui appunto si fosse autodiagnosticato come paziente emicranico, il centro neurologico a lui più vicino, al quale fare riferimento per essere seguito nel suo percorso. Dottoressa Dorigo, approfitterei della sua presenza per chiedere appunto di raccontarci che cosa appunto ci riservano le neuroscienze di Novartis nell'immediato futuro, quali sono un po' le novità in arrivo e che ruolo potrebbero avere questi progetti di medicina digitale all'interno di questo mondo che sta cambiando molto rapidamente, chiaramente a tutto vantaggio dei pazienti. Prego. Grazie, la pipeline di neuroscienze è sicuramente diversificata e innovativa. Rimane fortissimo il nostro impegno verso la cura della sclerosi multipla, quindi nel 2021 lanceremo il primo farmaco orale che definirei la prima target therapy per la forma secondaria progressiva della sclerosi multipla. E a seguire l'anno successivo il primo anticorpo monoclonale anti-CD20 autosomministrabile dal paziente affetto da relapsing, quindi da sclerosi multipla recidivante remittente, che potrà farsi direttamente a casa. Inoltre, nel convegno SIN di quest'anno abbiamo reiterato un impegno, direi, cross-generazionale, quindi non soltanto nei confronti del paziente adulto affetto da sclerosi multipla, ma con più ampio spettro nel paziente affetto da malattie neurodegenerative, partendo già dall'età pediatrica. E così abbiamo presentato i dati di Fingolimod nell'età pediatrica, che ha ricevuto addirittura dall'AIFA una vera e propria innovatività, per poi arrivare alla vera innovazione della terapia genica nella SMA di tipo 1. E questo è un bell'esempio anche di collaborazione cross-divisionale tra neuroscienze e la business unit di terapia genica per Novartis. Tutto questo naturalmente a braccetto con delle soluzioni di telemedicina che hanno proprio l'obiettivo di responsabilizzare sempre di più il paziente, creare un nuovo dialogo con il proprio medico per accelerare quanto più possibile il percorso di diagnosi, terapia e cura di queste malattie neurodegenerative croniche. Bene, mi sembrano cose molto interessanti. Direi a questo punto mi prenoto per risentirci tra qualche mese per vedere un po' l'evoluzione di questi progetti. Grazie, dottoressa Dorigo. Grazie a lei, Grazie. dottor Magliano, grazie. A presto.